Eccoci in diretta, buongiorno a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento con i faccia a faccia di Ricicla TV. Nelle nostre rubriche, anche nei nostri spazi di discussione in diretta streaming come questo, dedichiamo in genere ampio spazio all'analisi di luci e ombre del quadro normativo vigente in materia di gestione dei rifiuti. Lo abbiamo fatto in tempi recenti, ad esempio, domandandoci come cambierà il panorama nazionale alla luce dell'entrata in vigore dei testi di recepimento delle direttive europee sull'economia circolare. Oggi invece vogliamo fare un passo indietro, o meglio, risalire la filiera fino all'origine, ovvero fino al momento in cui tutto ha inizio, il momento della produzione dei rifiuti. Vogliamo domandarci chi è il produttore di rifiuti, quali sono gli obblighi che derivano dal quadro normativo vigente, ma soprattutto qual è il quadro normativo vigente? Visto che su questo tema, come vedremo, non mancano dubbi e interpretazioni discordanti. E ne parliamo con uno dei più autorevoli esperti ambientali, in Italia, il professor Stefano Maglia. Professore, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, cominciamo subito. Andiamo all'articolo 188 del decreto legislativo 152 del 2006, il testo unico ambientale. Da questo articolo derivano appunto oneri dei produttori e detentori di rifiuti. Dottor Maglia, perché negli ultimi mesi si è tornati a dibattere sull'interpretazione di questo articolo che è un po' il cardine, no, dell'intera disciplina di legge in materia e soprattutto le butto lì una provocazione. Cosa si cela dietro l'espressione intera catena del trattamento? Dunque, allora, come giustamente lei introduceva questa chiacchierata, stiamo parlando delle origini del rifiuto, né, da dove nasce. Ma ci sono due paroline che si nascondono, che dobbiamo un attimo chiarire. Cioè, una è la stessa definizione di produttore. Noi siamo l'unico paese in Europa, perché siamo più furbi degli altri, che siamo riusciti a inserire una definizione di produttore proprio bella, tranquilla, limpida e sicura come quella del 183, un'aggiuntina che sarebbe quella che il produttore dei rifiuti non è soltanto colui che li produce, ma anche colui che sia giuridicamente riferibile. Quindi attenzione, perché questo ha provocato e sta procurando un sacco di problemi interpretativi. Questa cosa ci aiuta nella risposta che le darò sul 188. La seconda, che molti sul tema delle responsabilità, cioè il 188 in realtà poi ci dice non tanto quali sono le responsabilità, ma fin dove arrivano le responsabilità. E lì faremo poi, magari in seguito, durante questa nostra intervista, questa chiacchierata, due riflessioni, insomma, su quelle che io chiamo le due forme di responsabilità del produttore del rifiuto. Ma quella cosa che volevo dire, non dobbiamo far confusione col tema delle responsabilità estese. Quindi c'è chi fa ancora confusione sulla responsabilità del produttore del prodotto, che è una roba, che è prevista sia dalla direttiva, quella che sarà modificata, insomma, anche a livello normativo nazionale, quando finalmente entrerà in vigore il decreto di recepimento dell'851, che doveva entrare in vigore, guardiamo la mia agenda, domenica scorsa. Ecco, quindi pare che sarà questione di giorni. Dicevo che una cosa è la responsabilità estesa del produttore del prodotto, quella che chiamiamo EPR, e lì ci sarà tantissime novità su questo tema. L'altra è la responsabilità estesa o condivisa del produttore del rifiuto, ok? E ci sono due articoli diversi e c'è qualcuno che fa un po' confusione, perché uno è l'articolo 178, poi lo vedremo dopo, e l'altro è il 188. Il problema del 188, che dice sostanzialmente fin dove arriva la responsabilità del produttore, cioè facciamo un esempio concreto. Io produco scarpe, ci sono i miei rifiuti, vengono trasportati da un trasportatore a un destinatario. Se questo destinatario non è un destinatario definitivo, cioè possiamo dire quindi lo riceve come messa a riserva o deposito preliminare, quindi R13 o D15, la domanda è: la responsabilità del produttore del rifiuto, cioè la mia responsabilità, arriva fino lì o prosegue per l'intera catena del trattamento? Questa più o meno è la sua domanda, giusto? Qual è il problema? È che,
Bisogna fare attenzione sia alle norme, come vengono scritte, sia come vengono modificate. E purtroppo ci sono anche degli errori catastrofici che ci sono persino nelle banche dati nazionali. Quindi facciamo un passo indietro. Il 188 ci dice sostanzialmente nel suo testo originario che la responsabilità arriva fino alla consegna, tra le altre cose, insomma, di un soggetto autorizzato al recupero smaltimento. Quindi un soggetto in, come si dice in gergo, in R13 o in D15 è autorizzato a un'operazione di recupero smaltimento. Quindi la mia responsabilità cessa a quel cancello, cioè quando mi ritorna entro 3 mesi la quarta copia del formulario. Cosa è successo? Nel 2010, quando si pensava che il mondo sarebbe cambiato perché era in arrivo quella beltà che si chiamava Sistri, che cosa è successo? Che abbiamo voluto in qualche modo inserire nel decreto legislativo 205 un nuovo testo del 188 che invece diceva un'altra cosa, quella cui faceva accenno lei, cioè che la responsabilità del produttore barra detentore va fino alla definitiva, diciamo, catena del trattamento. Cosa che in sé il discorso dalla culla alla tomba sta anche in piedi, però bisogna avere gli strumenti per farlo questo passaggio dalla culla alla tomba, perché io materialmente come cavolo faccio a sapere quello che succede al mio rifiuto dopo che lo consegno a un destinatario di quel tipo. Che cosa è successo? In realtà lo stesso decreto 205, l'hanno capito quasi tutti, insomma, aveva scritto in un suo articoletto che quel testo lì, cioè quello dell'intera catena del trattamento, sarebbe entrato in vigore solo con la piena operatività del Sistri. E l'hanno capito anche le mie due nipotine che la piena operatività del Sistri non c'è stata mai. Quindi, per la stragrande maggioranza di noi, degli interpreti, dei commentatori, questo passaggio, diciamo, questo nuovo testo del 188 non c'è mai stato. E io, tanto per parlare non proprio all'Assemblea delle Giovani Marmotte, ma ero alla Scuola Superiore della Magistratura, in cui sono stato invitato a fare l'intervento introduttivo nel 2015, l'ho anche detto proprio alla Scuola Superiore della Magistratura, sta cosa qui, senza avere strali di nessun tipo. In ogni caso, che cosa è successo? E sarò breve adesso, nel gennaio dell'anno scorso, che col decreto legge, poi convertito in legge, che ha definitivamente eliminato quella cosa strana che si chiamava Sistri, insomma, quella cosa lì che in sé, se funzionasse il Sistri, se funzionava, sarei stato il primo a leggere con le magliette viva il Sistri, ma siccome è stata una porcheria, quindi all'inizio del 2019 questo decreto legge, convertito in legge, manda in pensione definitivamente il Sistri che non aveva mai lavorato, ecco, quindi è un prepensionamento particolare, scrivendo grosso come una casa, cioè una legge di conversione, cioè il Parlamento scrive e comunque, potrebbe essere di tutti i dubbi del mondo, il testo del 188, 189, 190, 193 da utilizzare è quello previgente alla riforma del 2010. Cioè, anche uno che fa il primo giorno di università giurisprudenza lo capisce, insomma, che a questo punto... Quindi via tutte le modifiche arrivate successivamente al 2006, soprattutto quelle del 2010 e poi seguenti. Si torna al momento zero. Si torna al momento zero. Questo, quindi, è chiaro a tutti, tranne, per esempio, che a normativa, che sarebbe la banca dati, quella istituzionale, che se lo dimentica, cioè fa un piccolo errorino, considerando che normativa è praticamente la banca dati che viene considerata un po' il Vangelo per tutti quelli che la vanno a guardare. E quindi prosegue a mantenere un testo che in realtà ex legge non esiste, perché è stato straconfermato da un anno che l'unico testo vigente è quello precedente. Quindi quello che mi dice è che io posso arrivare, cioè che la mia responsabilità cessa col conferimento lì. Poi c'è qualcuno che quest'anno ha scritto, per esempio, ancora basandosi erroneamente su questa banca dati, su un'altra banca dati, diciamo, non specializzata, perché in questo campo o si è specialista è meglio fare dell'altro, che effettivamente invece questa intera catena del trattamento, questo testo nuovo c'era ancora. E quindi sono stato anche costretto a scrivere un articolo che ha avuto migliaia di lettore di visualizzazioni, invece ricordando semplicemente che la legge non è un'opinione, quindi come anche le modifiche e le abrogazioni. In questo, se mi permetto una battuta, c'è anche l'annosa questione del certificato di avvenuto smaltimento, che ancora qualcuno pensa che sia un obbligo di legge. Anche questo, carissimi,
amici ascoltatori, non lo è, perché il certificato di punto smaltimento è una, come dire, un principio di carattere generale stabilito su una legge che per essere poi concreto doveva necessariamente passare attraverso un decreto ministeriale che non è mai stato fatto. È rimasto quindi, lettera morta. Quindi in sintesi, se io in un contratto scrivo che voglio il certificato di punto smaltimento, benissimo, ma se qualcuno poi non me lo produce è un problema contrattuale civilistico, non è un problema del codice dell'ambiente. Quindi in sintesi, in questo momento, e io sono andato a vedere anche il testo che ci sarà probabilmente la settimana prossima o tra due settimane del decreto di conversione, del decreto legislativo di recepimento dell'851, non dice nulla in proposito, quindi il testo è questo e rimarrà questo. Se si farà prima o poi, io sono anche d'accordo al tema dell'intera catena del trattamento, a livello normativo devono darmi gli strumenti, cioè ci sarà un altro documento, una specie di formulario bis, una quinta copia, non so, qualcosa che mi dia la possibilità di fare questa cosa, che attualmente non c'è. Perfetto, quindi ribadiamolo, il testo di riferimento per capire quali sono gli oneri del produttore detentore di rifiuti è il 188 del 152 del 2006, così come formulato, insomma, prima delle modifiche intercorse al SISTRI in poi. Il testo originale. Mi scusi se la... una precisazione. Non è che lì ci dice quali sono tutti gli obblighi, perché ce ne sono tantissimi. È importante che il produttore sappia che sì, che sono i suoi, tipo quello della classificazione del rifiuto. Mi dice solo fin dove arrivano in relazione al conferimento, ecco. Certo. Perfetto. E adesso volevo invece parlare con lei di un caso specifico che genera in maniera frequente, no? Confusione, ambiguità e dubbi da parte degli operatori di settore, che è quello delle manutenzioni. Una delle attività, insomma, che presentano le maggiori difficoltà rispetto appunto alla definizione degli oneri e delle responsabilità per i produttori di rifiuti. Chi è il produttore dei rifiuti nel caso di attività di manutenzione? L'appaltatore o il committente? Ci aiuti a fare chiarezza su questo. Ma dunque, su questo, cioè, innanzitutto da dire che l'attività di manutenzione è prevista e disciplinata da due articoli del testo unico ambientale, cioè il 230 e il 266,4. In particolar modo è questo secondo che viene utilizzato, diciamo, dai comuni mortali, perché il primo riguarda soltanto le manutenzioni di infrastrutture o di reti, sostanzialmente, quindi lì ha una vita un po', ha una disciplina abbastanza specifica, infatti si chiama manutenzione specifica quella lì, in cui ci sono due casi di produzione di rifiuti e uno addirittura di materiali tolti d'opera. E quello invece che viene più comunemente utilizzato è il 266,4. Se uno ha un briciolo di memoria, si ricorderà che questo articolo 266,4, praticamente scritto in modo identico, c'era persino nelle norme transitorie del decreto Ronchi. Voi pensate, cioè, le norme transitorie, quando si fa una legge con una norma transitoria, è come se dicessero: adesso per adesso stai lì, poi nel giro di qualche settimana chiariamo la disciplina. Come in 23 anni è rimasta sempre la disciplina transitoria del Ronchi, e adesso è finita la disciplina transitoria del 152, continua a essere transitoria in eterno. È per quello che ci sono dei dubbi in relazione a una serie di questioni. Rispondendo in modo più puntuale alla sua domanda, è la stessa definizione di produttore, che è abbastanza chiara, che ci dice che produttore è colui la cui attività produce rifiuti, punto. Il discorso poi che qualcuno particolarmente geniale, non so chi, gli è venuto in mente di scrivere soltanto noi al mondo, a cui sia giuridicamente riferibile, in realtà prende spunto da una sentenza del mio carissimo amico, probabilmente più esperto magistrato italiano in materia ambientale, che è il consigliere Luca Ramacci della terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, che non aveva mai scritto in realtà una sentenza dicendo questo, ma dicendo che il produttore dei rifiuti è colui la cui attività produce rifiuti e quindi ovviamente è il manutentore in questo caso, o è l'appaltatore, addirittura il subappaltatore, a meno che sia possa essere riconducibile al committente in quanto c'è stata un'ingerenza o un controllo, chiaro, un'ingerenza, cioè
è il committente che dice sì, però mettici questo codice, vai là, e poi non è che può far finta di non c'entrare nulla. Quindi certo. Il fatto che in Italia poi ci siano i manutentori che dicono sostanzialmente no, no, te li lascio lì, ti arrangi tu, oppure sì, ma se li devo portare via mi paghi di più, oppure la singola azienda che non è neanche in grado di capire, di sapere questa cosa, o ancora più la singola azienda che dice vabbè, ma io sono abituato così perché da 30 anni ha sempre fatto così, è un po' la legge del Tafazzi, no? Cioè, quindi facciamoci del male da soli, cioè nel senso, io che sono, come dire, colui, il committente, che chiedo a qualcuno di fare un certo tipo di attività, nell'attività di manutenzione contrattualmente prevista vengono proprio dei rifiuti, ed è colui che sostanzialmente materialmente li produce. Questo discorso del materialmente fa parte anche di quel pacchetto, come dire, è sottinteso in quelle ultime sentenze della Cassazione del 2018-2019, che proprio addirittura dicono se c'è un subappaltatore, è il subappaltatore che è colui che ha tutte le responsabilità del caso. Un conto è capire rispetto a questo quali possono essere, ma perché c'è stato un concorso, perché c'è stata un'intercettazione, perché c'è stata un'ingerenza, un'eventuale responsabilità del committente. Altrimenti questo discorso del materialmente è un discorso antico, cioè nel senso, io ero presidente della Commissione Ambiente della Camera nel 2008, quando è stato il secondo correttivo, e lì addirittura si parlava di inserire questo avverbio materialmente, il produttore dei rifiuti è colui che materialmente. Poi non è stato fatto, ma se uno va a leggere, per esempio, il DPR sulle terre rocce da scavo, c'è proprio scritto così, il produttore è colui che materialmente produce le terre rocce da scavo. Tutto questo fa poi ipotizzare che ci potrebbero essere anche dei casi diversi in cui io sono l'azienda Pinco Pallo che preferisco accollarmi il ruolo di produttore perché per tanti motivi, perché non mi fido, perché qui, perché là, oppure perché in ogni caso, questo invece può essere utile, se anche io non sono il produttore, però per la mia policy, per la mio brand, per la mia qualità, porca miseria, almeno sapere che fine hanno fatto i rifiuti che sono prodotti presso la mia azienda mi farebbe piacere saperlo, quindi fatemi avere una copia della quarta copia, insomma fatemi avere questo tipo di situazioni. Se la domandona finale è, che me la faccio e me la rispondo, potrebbe essere alla Marzullo, cioè se io, azienda di un certo tipo, insomma, mi accollo questa responsabilità, questo ruolo di produttore e lo scrivo in un contratto, cioè contrattualmente il contratto del manutentore c'è scritto non preoccuparti però che il produttore sono io, ci penso io. Ecco, qui ci sono due sentenze recenti della Cassazione che sono parzialmente in contrasto, perché una dice se anche è scritto così è comunque colui che materialmente li produce il vero produttore del rifiuto, quindi supera qualunque ipotesi contrattuale. L'altra invece che lascia spazio a qualche possibilità, però contrattualmente definita. È un punto questo qui, insomma, da chiarire. Esatto, come poi bisognerà capire come orientarsi, no, tra queste due letture diverse. Ma direi che materialmente ormai è quella più sicura, più cautelativa, e poi c'è una norma di legge, 266,4, dice che colui che effettua attività di manutenzione, addirittura i rifiuti si considerano prodotti presso la sua sede, più di così dovrebbe dire, che è un'eccezione del deposito temporaneo. E sempre in tema di manutenzioni, posto quello che ci siamo appena detti sul produttore di rifiuti, qual è il documento di trasporto da utilizzare nel momento in cui i rifiuti, appunto, d'attività di manutenzione vengono affidati ad una ditta di trasporto? Ma allora, in sé, come documento di trasporto, c'è stato sempre un certo tipo di dibattito. Innanzitutto cerchiamo di capire che colui che professionalmente effettua un'attività di manutenzione è colui che dovrà, non potrà, dovrà essere anche iscritto in modo semplificato all'albo gestori della categoria 2 bis, e quindi in qualche modo lui è colui che professionalmente, svolgendo quell'attività, produrrà rifiuti. Partiamo da questo principio.
Dopodiché il 266,4, ripeto in modo simpatico, è una norma transitoria, cioè da 23 anni ci dovrebbero dire che cosa diavolo fare, ecco questo poi, vabbè, lasciamo perdere. Là c'è un dubbio, perché se il produttore è il manutentore, non se, è il manutentore, e lui ex legge, cioè quindi per questa forma che, particolare che è scritto il 266,4, produce i suoi rifiuti, si considerano prodotti presso la sua sede. La domanda è: se io sono qua a Piacenza e lei è a Napoli, se lei mi fa la sua, l'attività di manutenzione da me, si considera prodotti presso la sua sede. La domandona è: con quale documento mi sposto? Allora, c'è chi in modo un po' così, secondo me non particolarmente concreto, dice: siccome i rifiuti si considerano prodotti a casa sua, è un'attività di movimentazione, non di trasporto, e quindi è, come dire, una forma particolare di fictio iuris. Ecco, però, parliamoci chiaro, il mezzo parte da Piacenza, lo fermano, che ne so, dipende che strada farà, mettiamo a Bologna dei carabinieri per verificare il contenuto, vede una bella montagna di rifiuti, e lei va a spiegargli che quella è la fictio iuris, perché quella è movimentazione, non è trasporto. Capite che non sta nel cielo né in terra questa roba qua, direi, ecco. Poi, ma dall'altro è perché la movimentazione, ha spiegato la Cassazione, qualcuno dovrebbe scriverselo sui muri, è soltanto all'interno di un'area... di un cantiere, diciamo. Sì, nel senso, non devo mettere il naso in un'area pubblica. Quindi l'unico documento possibile, io ne ho parlato... ho fatto scorsi al Corpo Forestale dello Stato, ai DIPAF, alle APA, dappertutto. In questo momento, quello più cautelativo, quello che mi dà fa capire che io ce la sto mettendo tutta, perché è colpa del legislatore paralizzato, che sono 23 anni che non mi dice cosa dovrei fare, è sicuramente un formulario. Il cui nel formulario io ci scrivo che sono il produttore, la ditta tal dei tali, la sua ditta stiamo parlando, di Napoli, che è venuto a fare attività di manutenzione presso tutto ambiente qua a Piacenza, ex articolo 276,4, produzione di rifiuti, perché lo sarei che rifiuti ha prodotto, perché è importante che appunto sia il manutentore che sa che rifiuti sono, come deve classificare, con quale CER, qual è il peso e tutto il resto. Scrive che come trasportatore improprio, se vuoi farli proprio ovviamente, è sempre lei, quindi con categoria 2 bis, eccetera, eccetera, ta, 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 ta. Il problema è il destinatario, perché se io scrivo un destinatario, quel destinatario dovrebbe essere autorizzato. Però è evidente che io in questo caso, quel trasporto mi serve solo per andare fino alla mia sede, quindi è un formulario praticamente che mi serve solo perché non posso fare diversamente. E come destinatario ci metterò, che è la ditta che è abituata a tirare manutenzione presso la sua sede via Tal d'Italia a Napoli, e nella notazione scrive ex articolo 266,4. Questo io ne ho parlato in tutte le salse, abbiamo scritto parecchie cose, io anche diciamo con gli amici dell'albero di storia ambientale siamo confrontati tante volte, e in più ci sono un paio di segnalazioni che confermano questa tesi. La prima, il Ministero dell'Ambiente anni fa fece una nota in relazione a una questione che riguardava i toner, in cui nominava proprio che per la manutenzione si fa il FIR, ok? Poi ci dovranno spiegare magari che tipo di documento. Secondo, nelle bozze che circolano ora della riforma della tracciabilità dei rifiuti, questo sarà un altro temone, insomma. Cioè, il famoso registro elettronico nazionale, tutto questo discorso ancora in... Lì dentro, per esempio, in tutte le bozze che ho visto io, compare proprio, quando si parla di formulario, un modulo apposito per quanto riguarda l'attività di manutenzione. Quindi, in sintesi, è il modo più cautelativo, cioè nel senso in cui per dimostrare il massimo della tracciabilità, tutto il resto è rischioso e sconsigliabile. Quindi, nel dubbio, col formulario... Sì, che serve per arrivare fin lì, poi quel formulario ovviamente lo pinzerai, perché poi se il deposito temporaneo devi farlo presso la tua sede di Napoli, lì inizierà la registrazione, il deposito temporaneo vero e proprio, e quindi quel formulario servirà eventualmente per pinzarlo, collegarlo, farlo visualizzarlo nel momento in cui dovrai far vedere che i registri iniziano in realtà presso la sua sede.
È stato chiarissimo. Lei ha citato diverse sentenze della Corte di Cassazione. Io le cito una sentenza del 2007, che è un po' considerata tra i pilastri della giurisprudenza in materia di responsabilità del produttore, di rifiuti. È una sentenza che in qualche misura riguarda, l'attività di controllo da parte del produttore dei rifiuti sulle autorizzazioni delle imprese di trasporto alle quali questi rifiuti vengono affidati. È vero che il produttore di rifiuti ha l'obbligo di controllare le autorizzazioni delle ditte delle quali si serve? Direi proprio di sì, nel senso che tutto parte dall'articolo 178. Ricorda che all'inizio dicevo sono due articoli che riguardano la responsabilità condivisa del produttore dei rifiuti. Io la chiamo una orizzontale e una verticale, insomma, una era quella che abbiamo visto prima, che mi dice io produttore dei rifiuti conferisco rifiuti a un trasportatore, a un destinatario, che può essere anche non definitivo, perché il testo vigente del 188 è quello lì, ok? L'altro invece mi dice, ma io queste, una volta che conferisco i rifiuti al trasportatore e al destinatario, sono obbligato a controllare le autorizzazioni. Tutto parte dal 178, perché è l'articolo sulla responsabilità condivisa, oppure quella che io da 20 anni chiamo la corresponsabilità. Era un articolo previsto anche nel decreto Ronchi, non è un articolo previsto nelle direttive europee, è un buon articolo nel senso che ci spiega in realtà che il produttore dei rifiuti deve fare molta attenzione. Non deve innanzitutto, primo, non deve farsi fregare da qualche signore che dice non preoccuparti, ci penso io, Global Service, la responsabilità è tutta mia, perché la responsabilità della corretta classificazione e gestione dei rifiuti è del produttore, cerchiamo di ricordarcelo. La seconda, nel momento in cui io conferisco i rifiuti a un trasportatore, dal 2007, come molto correttamente citava lei, è iniziata una serie di così, una catena di sentenze della Corte di Cassazione che hanno specificato bene che cosa diavolo voleva dire quella responsabilità condivisa, dicendo in modo esplicito che non solo il produttore deve controllare le autorizzazioni del destinatario e del trasportatore, ma anche il contrario, cioè nel senso ci deve essere proprio cioè una seconda sentenza della Cassazione di un paio d'anni dopo che dice che nella filiera dei rifiuti tutti i soggetti che precedono o seguono, dice proprio, quindi per far capire che è una specie di controllo incrociato e questo lo stabilisce la Corte di Cassazione. La domanda è come diavolo faccio a fare questo controllo? Allora, per quanto riguarda il controllo del trasportatore, l'albo gestori ambientali è quel bellissimo, potentissimo, aggiornatissimo strumento che è proprio il sito dell'albo, in cui per quanto riguarda gli aggiornamenti dei trasportatori, appunto, è aggiornato praticamente quotidianamente. E quindi non solo devo farlo, ma devo dimostrarlo. Il problema è questa disciplina così difficile, non è tanto, anche se è quello, trovare la norma giusta e cercare di interpretarla correttamente, quindi cercare di fare le cose migliori dei modi. Il problema è riuscire a dimostrarlo. Quindi qui noi dobbiamo riuscire a dimostrare che abbiamo controllato, abbiamo verificato che il giorno tot, alle ore tot, quando i miei rifiuti sono stati conferiti a questo soggetto era iscritto all'albo nella categoria corretta, poteva prendere quei rifiuti in quei quantitativi, in quelle modalità, se erano pericolosi o non pericolosi, è chiaro? Cioè tutto nasce fino dal produttore dei rifiuti, perché altrimenti se salta quello, salta tutto. Per i destinatari è un po' diverso, perché in questo momento l'unica cosa che il produttore può fare è avere le copie delle autorizzazioni dei destinatari e quindi ovviamente non tenerle lì per tenere sulle gambe dei tavoli, ma ci deve essere anche qualcuno che le controlla, perché se io poi conferisco, che ne so, 500 tonnellate di rifiuti con quel CER a un destinatario che aveva l'autorizzazione per ricevere fino a 400, è evidente che poi c'è anche questa corresponsabilità. E materialmente che cosa vuol dire? Che se succede... Se viene verificato che in realtà il trasportatore o il destinatario non avevano la prescritta autorizzazione, dice la norma, la prescritta, cioè quella giusta per trasportare quel rifiuto in quel modo, quel quantitativo, allora si rischia la sanzione prevista dal 256, che vuol dire è una contravvenzione, che tanto per capirci vuol dire è un reato, è la contravvenzione, quindi non è come divieto di sosta, quindi è un reato. Punito con la pena dell'ammenda o dell'arresto se si tratta di rifiuti non pericolosi, o della sanzione della pena dell'ammenda e dell'arresto in caso di rifiuti pericolosi. E
E quindi quella norma ci sta dicendo che questa sanzione se la prenderebbe, per esempio, il trasportatore, ma anche il produttore, se non dimostra di aver controllato. Quindi, meglio controllare. Quindi, produttori, meglio controllare nel... Non meglio, dovete controllare. No, non solo, dovete dimostrare di aver controllato sempre. Questo è per dirla proprio tutta. Professore, prima di salutarla, voglio farle un'ultima domanda. Lei ha avuto modo di leggere... insomma, i testi di recepimento delle direttive europee che al momento sono al vaglio delle commissioni parlamentari. Qualora questi testi dovessero entrare in vigore così come sono, cambierebbe qualcosa nella disciplina della responsabilità del produttore e detentore di rifiuti? Allora, sempre premesso che bisogna vedere i testi definitivi, ma non voglio fare come quei politici che dicono mafficano i dati definitivi, cioè ormai i testi al 99% sono quelli lì, quindi ci sono però, posso fare due piccole differenze. Allora, innanzitutto la legge di delegazione europea, che è obbligata il governo a emanare questi decreti legislativi per recepire queste direttive che modificano le famose 6 direttive europee in materia di rifiuti, di scariche, eccetera, 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 in realtà contenevano nella delega e contengono nella delega molto di più di un semplice recepimento. Questo non tutti lo sanno. Se andate a prendere la legge di direzione europea, che è entrata in vigore il 2 novembre dell'anno scorso, c'è scritto proprio così. Quando il Parlamento delega il governo, non è un consiglio, cioè il Parlamento delega il governo, perché il governo poi lo deve fare. Quindi, perché dico questo? Perché in quella legge di delegazione europea, per esempio, per quanto riguarda questo obbligo, questa necessità di avere anche un elenco online di tutti i soggetti destinatari, era previsto, è previsto. La legge di delegazione europea pretende che ci sia un altro, una sorta di banca dati accessibile a tutti per verificare tutti i soggetti autorizzati, quei poveri che riescono a autorizzarsi in questi 2 anni, poi che è stata una cosa un po' complessa, diciamo. Ecco, ma per quanto riguarda invece i temi che abbiamo detto noi, non ci sono novità, perché l'Europa in realtà su quel punto non dice nulla, se non la direttiva europea effettivamente parla di quel tema che abbiamo chiamato fin dall'inizio. Cioè nella direttiva europea c'è scritto questa storia dell'intera catena del trattamento, ok? Però noi nella legge di recepimento, al testo che abbiamo visto fino adesso, non lo stiamo recependo in quel modo lì. E se volete dare un'occhiata a quello che succede negli altri paesi europei, cosa che ho fatto io, per esempio negli altri paesi europei, o c'è un documento specifico che dice come effettuare questa ulteriore verifica, diciamo dopo l'R13 di 15, oppure c'è scritto invece quello che noi abbiamo messo nelle sentenze della Cassazione, cioè che il produttore deve verificare le autorizzazioni di questi soggetti. Quindi per quanto riguarda quello che abbiamo detto oggi, non credo che ci saranno delle novità imminenti. Su tante altre cose sì, magari su molte altre cose sì. Professore, adesso devo dedicare un po' di spazio alle domande, ad alcune tra le domande dei nostri spettatori. Le faccio prima, le riporto la domanda di Claudio Stefano Radaelli, che ci chiede se volessi fare un esposto contro un competitor per il comportamento scorretto e illegale nella gestione e trattamento finale del rifiuto, qual è l'ufficio competente al quale dovrei rivolgermi? Carabinieri? Con quale atto, esposto, querela informativa? Non so se può rispondere al dottor. Sì. Diciamo, esula un po' da quanto abbiamo detto adesso. Qui stiamo parlando del fatto se il comportamento scorretto significa che stiamo parlando di un reato, in questo caso bisognerebbe innanzitutto far capire qual è l'interesse, cioè perché se l'interesse è solo perché lui è un competitor, mi sta antipatico, oppure, cioè io consiglierei in questo caso, sì, una forma di un esposto, però non riguarda tanto l'argomento di oggi, insomma tutto al più si può segnalare all'ARPA di far fare una verifica, ma sono quelle cose, insomma, non riguardano tanto la responsabilità del produttore, ecco qui. E c'è un'altra domanda che, diciamo, non riguarda direttamente, anzi, in realtà sì, tira in ballo una questione antica quanto sono antiche le scritture ambientali, la questione del peso da verificarsi a destino. Ancora? Ci chiede...
Allora, sì, lo so, però adesso posso rispondere a tutto, però se ci mettiamo a fare tutte le domande di tutto il mondo, forse per me fa piacere. Io ho scritto un libro che si chiama 500 quesiti e 500 risposte, ecco, però posso chiedere di rimanere sul tema, ecco qua. È segno che gli spettatori si fidano ciecamente del suo parere. No, ma posso anche dare il mio indirizzo email, s.maglia@tuttoambiente.it, perché sennò mi dispiace, sono altri spettatori che sono interessati al tema di oggi e mi tocca parlare. Scusate, sono già battuto, io ho finito un convegno Ecomondo con 600 persone dicendo: avete una domanda di carattere generale? Uno mi ha chiesto la rottamazione dei carri armati, ecco, quindi qui in ogni caso il dubbio sul peso del gas e destino è perché nel modello del formulario c'è questo flag, fare o meno, insomma, e quindi c'è il dubbio che se io flaggo questo devo comunque metterci anche un peso presunto, insomma, e la domanda è sì, cioè, quindi la risposta è sì, perché in realtà la circolare poi dell'agosto di quell'anno ha sostanzialmente definito questa cosa, quindi il peso del gas e destino bisogna comunque indicare un peso presunto, insomma, che poi potrà essere modificato o per varie questioni, ma tutto ciò deve essere dimostrato. Perfetto. E qualche tema me lo dica, così. Sono queste le domande che ci sono. Ho dato anche il mio indirizzo mail, se uno vuole qualche chiarimento su quello che ho detto oggi, sono disponibile, anche per le sentenze che ho citato, per esempio. Oppure quel mio articolo che è su Tutto Ambiente, che è pubblicato da un paio di mesi, che secondo me potrebbe essere utile da tenerlo in un cassetto quando c'è qualcuno ha dei dubbi, fin dove arriva la mia responsabilità, ecco. Perfetto. E allora, professore, io la ringrazio per essere stato con noi in questa mezz'oretta, 40 minuti di interessanti e utilissimi chiarimenti per gli operatori di settore, e le do appuntamento a presto per insomma gli argomenti sui quali riflettere e confrontarsi sono tanti, no? Lo sappiamo, insomma, siamo ormai agli sgoccioli, il recepimento delle direttive sull'economia circolare introdurranno tantissime novità nel mondo della gestione dei rifiuti in Italia, insomma, ci ritroveremo per parlarne, d'accordo con lei e con i nostri spettatori. Volentieri, a presto allora. Grazie mille, professore. Buona giornata a lei, buona giornata ai nostri spettatori e a presto. A presto, buona giornata a tutti.